Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Inizia Massimo Franco, torno dal presidente Monti perché volevo chiederle una, come dire, una valutazione complessiva dell'Europa rispetto a questa fase della guerra, a un anno quasi, perché ormai siamo vicinissimi al 24 febbraio, sarà un anno dall'invasione della Russia. Glielo chiedo perché abbiamo visto, non so, una Germania riluttante, esitante, le sanzioni, ci è voluto tanto tempo per applicarle, dopodiché così almeno l'impressione è che però ci sia un'unità e anche una richiesta, appunto, sicuramente c'è l'Ucraina che chiede di entrare, lo chiedeva da tempo, e anche una ripresa di rapporto con la NATO e della NATO. Certo, e credo che questo della difesa europea, del rapporto con la NATO e con gli Stati Uniti sarà il grande tema della prossima legislatura europea che nasce con le elezioni del maggio del 2024. Se posso concludere con un punto molto concreto e molto operativo questa discussione che abbiamo avuto sull'Europa e il governo Meloni. Ma la Presidente Meloni ha nei prossimi giorni un'occasione pacata e di straordinaria forza per far vedere senza revanchismi che in Europa l'Italia esiste e che è bene che Francia e Germania la consultino prima di prendere iniziative. Sappiamo tutti che c'è molto disappunto in una quindicina, almeno per ora risulta, poi ce ne saranno altri, di paesi europei di fronte all'iniziativa francese appoggiata dalla Germania di rilasciare i controlli sugli aiuti di Stato, che significa dare enorme spazio a chi più ha soldi da mettere a disposizione delle imprese, cioè alla Germania e un pochino alla Francia stessa. È rarissimo che ci sia un'occasione in cui l'Italia può, con un gesto forte ma perfettamente corretto, fare l'interesse dell'Italia, fare l'interesse dell'Europa contro le distorsioni che i francesi e i tedeschi vorrebbero e mostrare a tanti altri paesi che l'Italia è un paese che si può seguire anche sulle politiche generali dell'Unione Europea. La Commissione ha fatto la sua consultazione sulla modifica degli aiuti di Stato. Nel Consiglio europeo dell'altro giorno ci sono state solo soluzioni interlocutorie. Se nei prossimi giorni la Presidente Meloni contattasse tutti questi altri paesi che vanno dall'Olanda alla sua diletta Ungheria e dicesse: cara Germania e Francia, mi piace molto lavorare con voi e lo faremo sempre di più, però voi qui vi siete un po' allontanati dalla logica europea e io voterò contro questo e so che tanti altri paesi saranno sulla nostra posizione. Questo difenderebbe le imprese italiane, difenderebbe i principi della comunità e del mercato unico, sarebbe una piccola, quasi affettuosa azione a Francia e Germania che peserebbe un po' di più del non aver aggiunto un posto a cena. Massimo Franco. Ma sì,